Questo mese da Akasha giunge un decreto. Andiamo a vederlo insieme. Candeline per noi. Abbiamo candelina marrone, candelina bianca, candelina rossa e tre messaggi da Akasha con decreto. Uno, due e tre. E tu scegli quello che è la tua candelina preferita. Ok? Poi se hai il mio oracolo dei decreti, potrai separare la carta del decreto uscito e metterla in bella vista. Se hai un piccolo altare, un angolino dove tieni le tue cose, puoi mettere là così da ripetere il decreto. Andiamo subito a vedere qual è il decreto akashico per te. Se avevi scelto il mazzetto numero 1, io inizio ad aver paura delle mie stesse carte perché loro vanno di vita propria. La legge di attrazione è la legge di attrazione. Che ti devo dire? Devi lavorare con la legge di attrazione? Non lo so. Facciamo un decreto. Attraggo ciò che vibro. Attenzione però, perché con questo messaggio da Akasha su tutte le dimensioni tu attrai forte. Quindi mi raccomando, la legge di attrazione dovrà essere, come dire, per te dovrà essere un faro, ma anche un alert. Ricordati che questa legge di attrazione più che mai è attiva intorno a te. Quindi, dal momento che attrai ciò che vibri, vibra giusto. La legge di attrazione è una legge molto più complessa di quello che si pensa. Infatti, tu attrai la vibrazione che emani e non le parole che pronunci, soprattutto se queste non hanno un'intensità vibrazionale forte. Bisogna saper creare con la parola. Quindi, se vibri paura, attrarrai situazioni in cui vivrai precarietà, insicurezza e paura. Se invece vibri gioia, amore e gratitudine, allora nella tua vita si manifesteranno circostanze favorevoli, positive e fortunate. Il simile attrae il simile, ma della frequenza vibrazionale. Ricordati che attrai ciò che vibri, non ciò che dici. Se tu sei preoccupatissima per le tue finanze e dici voglio 1 milione di euro, non può arrivare, non ha la intensità, la frequenza vibrazionale giusta. Mi raccomando, questa settimana, se ti è utile, usa tutta legge di attrazione. Anche questo è un diario di esercizi, lo conoscerai probabilmente, in cui nelle prime, io lo uso, in cui nelle prime schede troverai come focalizzare la tua legge di attrazione. Dopodiché è una vera e propria agenda. È un'agenda senza data, quindi anche che la compri adesso la puoi usare per 365 giorni e quindi cioè 190 sono le pagine, in realtà non è proprio un anno. Oddio, non lo so se è proprio un anno. Sì. Vabbè, è fatta in modo tale che la puoi usare per 365 giorni e puoi focalizzare la tua legge di attrazione. Mi raccomando, su tutti i piani, akashico e materiale, la legge di attrazione ti ronza intorno. Attrai ciò che vibri. Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. Candelina bianca. Mazzetto numero 2, decreto numero 2. Qui abbiamo invece un altro decreto akashico. Sei pronta a sciogliere un nodo? È il momento giusto. Però in realtà tu non sei tanto pronta. Quindi il più grande lavoro che devi fare è sul capire dove stai cadendo nel paradosso. Una situazione apparentemente scomoda si rivelerà essere una preziosa occasione per riportare in equilibrio il karma. Un'occasione apparentemente scomoda, un'occasione paradossale. Quindi magari non lo so, dici ok, ho fatto tutto, ho capito qual era il punto karmico, cerco di comportarmi in un altro modo, ho elaborato e ti trovi in una situazione assurda. Beh, non ti scoraggiare perché in realtà fa parte del gioco. Ti accorgerai di trovarti in una situazione già vissuta più e più volte. Affrontala, reagisci e vivila in modo differente. Dimostra all'universo la tua evoluzione e il nodo finalmente si allenterà o addirittura si scioglierà. Il custode del paradosso, poverino, non è cattivo, ma è il suo ruolo, ci deve portare in quei paradossi. Magari, perché. Che succede? Noi a volte pensiamo finalmente di aver capito e diciamo perfetto, è fatto. L'universo dice aspetta un attimo, fammi vedere se hai capito veramente, beccati sto paradosso. Se scioglierai il nodo, allora tutto avverrà. Quindi
Quindi la tua carta, il tuo decreto è: sono pronto a sciogliere un nodo. È il momento giusto. Ricordati che è il momento giusto. Per quanto possa essere paradossale la situazione che vivi, è il momento di sciogliere il nodo. Buona fortuna, davvero un'occasione grande. Candelina numero 3. Qui abbiamo il bianco e la legge del riflesso. È molto bello questo decreto per te. Grazie al tuo errore io non sbaglierò. Questa è una sorta di versione akashica di quasi di Ho'oponopono, nel senso che la tua purezza ti porta a ammirare e ringraziare altre persone. Siano esse nemici, passatemi il termine, siano esse persone che non vi hanno fatto benissimo, siano essi familiari. Perché questo? Perché per la legge del riflesso oggi hai l'occasione di evitare di ripetere un errore già commesso da qualcun altro. Fai tesoro dell'esperienza altrui per non sbagliare. Di fronte ad uno stesso atteggiamento, il risultato non cambia. Se una persona ha già posto in essere un comportamento sbagliato, con inevitabili conseguenze negative, che senso ha che tu faccia lo stesso? Se sei cresciuta in una famiglia litigiosa, che senso ha instaurare un rapporto fatto solo di litigi? Cioè, hai già capito che i litigi non portano a molto. Magari improntalo su un dialogo assertivo. Se sei cresciuta in un contesto di gelosia, tutto quello che ci dice Akasha è purifica e guarisci quelle cose che ci sono alla base affinché, grazie al riflesso degli altri, tu non compi quell'errore. Ispirati piuttosto a persone che ammiri. Percorri la strada sicura che ti hanno mostrato e trionferai. E qui il messaggio di Akasha è bellissimo perché per fare ciò ti dice che devi purificarti. Purificarti nel cibo che mangi, quindi possibilmente questo mese, se sei là che ci pensi tra diventare vegetariana, vegana, è il momento giusto. Comunque riduci i cibi che portano la sofferenza animale. Puoi mangiare biologico, puoi mangiare cibi che ti depurano, quindi magari cibi anche liquidi o cibi detox, è un buon momento per fare detox. Detoxinati anche dalle persone. Se sei accerchiato da persone negative, grazie al loro errore, non farlo anche te. Se vedi che la loro negatività non gli ha portato niente, ma anzi stanno ormai in una specie di piscinetta di negatività in cui ci sguazzano dicendo che quello è il mondo, esci prima che puoi da quella piscinetta e vai da qualche altra parte. Grazie all'errore degli altri, per la legge del riflesso, tu puoi non sbagliare. Quindi, grazie al tuo errore, io non sbaglierò. Quindi questa volta, anziché giudicare quella persona, anziché dire che pizza sta persona, mamma mia come sei messo, eccetera, digli grazie. Mi stai mostrando la via che non voglio seguire, ma diglielo con amore. Ok, e se sei un cuore bianco, mandagli un augurio di guarigione perché sicuro ce n'hanno bisogno. Spero che questi decreti possano essere preziosi. Prendi la carta dell'oracolo dei decreti se ce l'hai e mettila da un lato così che puoi vederla sempre. Se non ce l'hai, puoi scriverle. Allora, avevamo detto numero 1, puoi fare un fermo, uno screenshot e ricopiare. Numero 2. E numero 3. Perfetto. Tanta luce.